Ciao ragazzi, sono per Dallas e siamo tornati con un nuovo video. Gli studenti di tutta Italia stanno affrontando gli esami, ma quali sono le differenze tra gli esami di terza media e quelli di maturità? Vediamo. Terza media. Malnati, visto che l'esame è online, la devo tenere d'occhio. Quindi prima di cominciare mi deve mostrare la sua stanza. Se la vuole comprare anche lei, prof? Non faccia lo spiritoso, voglio controllare che non ci siano bigliettini o suggeritori. E va bene, certo che non si fila mai, mamma mia, una roba impressionante. Allora guardi, prendiamo la cameretta, guardi qui, tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto, tutto a posto, computer, tutto a posto, c'è niente. Hai visto? Bene, ottimo, possiamo cominciare. Eh sì, prof. Maturità. Arangiolo, questa volta niente connessioni saltate, niente trucchetti. Lei è finito. Terza media. Ok, devo inquadrare la stanza per far vedere che non ho i bigliettini. Se salta la connessione sono fregato e non c'è nessuno che mi possa suggerire. A sto giro sono finito. Sono finito. Maturità. Non so niente, non so niente. Ho passato tutta la quarantena a mangiare, dormire, dormire, mangiare. Adesso come faccio con l'esame? C'ho la febbre. Ah. E anche a sto giro la scampata. Terza media. Mannati, ci siamo! È pronto per l'esame? Sì, prof! Ottimo! Le va bene che quest'anno l'esame è molto più semplice? Sì, ed è per questo che per il mio elaborato mi sono ispirato a lei. Ah sì? E di che cosa parla? Di calvizie! Io la boccio! Prof, mi sembrava un bel tributo a lei. Maturità. Marangiolo, l'esame di quest'anno è molto più complesso, quindi lei è rovinato! Tanto lo ero già prima. Mi dia 60 e finiamola qui. Bella! Terza media. Ah, è la mattina dell'esame. Adesso mi faccio una bella colazione. Poi mi guardo una serie su Netflix e infine esame online in poltrona. Tattico e comodo. Bella vita. Maturità. Sono le 6 del mattino e sono già in ritardo. Ma come faccio qua? L'autocertificazione, l'elaborato, la buchina, la mascherina, il mazionale, che cos'è? Non la reggo più giornata così. Non la reggo, non la reggo. Maturità. Marangiolo, lei è fortunato. Assisterà a un grande cambiamento epocale. Il trapianto dei suoi capelli? Ma come si permette? Non mi riferivo a me stesso, ma alla scuola. Quest'anno è stato tutto diverso. Ma nei prossimi anni anche l'istruzione cambierà. Che cosa vorrebbe vedere di differente? Beh, per una volta vorrei essere io ad interrogarla. Ma questo è totalmente impossibile. Ne è proprio sicuro? Ma com'è possibile? Bene, sicurtà. Mi dica, come cambierà la scuola nei prossimi mesi? Ecco, io non lo so. Bocciato! Non aspetti, le posso offrire una grande opportunità. Le farò intervistare il ministro per le politiche giovanili e lo sport, Vincenzo Spadafora. Beh, mi sembra un'ottima idea. Procediamo, sicurtà. Così potrà dare a tutti gli studenti le risposte che cercano. Ministro, volevamo porle una domanda fondamentale per il futuro dei giovani e del nostro paese. Quando è che si potrà giocare a calcetto? Mai, no, scherzo. No, spero il prima possibile, soltanto che dobbiamo avere un attimo di pazienza perché distanziamento e mascherina dobbiamo ancora portarle nell'interesse di tutti. Quindi lo so che tutti non vedono l'ora di ritornare a giocare a calcetto, ma dobbiamo ancora aspettare un po' perché altrimenti poi ci ritroviamo in una situazione di disastro di qualche settimana fa e dobbiamo assolutamente evitarlo. La prima domanda che dobbiamo farle è: perché il mondo adulto ha molta sfiducia nei giovani anche dal punto di vista lavorativo? Eppure cioè, molti giovani hanno dimostrato di essere molto capaci di adattarsi ai cambiamenti.
Ma no, io però non generalizzerei. Io diciamo che faccio sicuramente parte del mondo adulto, avendo 46 anni, sono continuamente proiettato a stare in mezzo a giovani, avere fiducia e a valorizzare tutte le loro idee. Quello che abbiamo fatto sabato scorso con i Visionary Day nasce proprio, immaginate, da un'esperienza. Io ero in giro per l'Italia, Gianluca se lo ricorda perché ha partecipato al tour dove andavamo proprio per conoscere i ragazzi e le loro idee. Era una giornata caldissima di Torino e mi si avvicina un ragazzo con una capigliatura più o meno di queste dimensioni, che è Carmelo Traina, e mi ha detto: guardi, io ho un progetto, abbiamo inventato insieme ad alcuni ragazzi del Politecnico di Torino un software che consente di mettere in collegamento migliaia di giovani e di avere immediatamente la sintesi, il riassunto di quello che si stanno dicendo dovunque loro siano. All'inizio ho pensato che fosse un po' il caldo ad incidere su di lui, non avevo neanche capito molto bene cosa volesse dire. Se pensate che da quel contatto così in piazza poi è nato un evento straordinario di 2 giorni fa col Presidente della Repubblica, quindi per dire che non c'è una sfiducia generalizzata, ci sono alcune persone, ma a volte gli adulti che non hanno fiducia nei giovani sono gli adulti che non hanno fiducia neppure in se stessi, insomma. Invece, Ministro, l'altra domanda, noi abbiamo visto anche sulla nostra stessa pelle che l'accesso a internet è fondamentale sia per noi sia per tantissime altre persone che ci lavorano, per gli studenti, per fare le video lezioni e per comunque rimanere in contatto, ma non c'è una possibilità di rendere l'accesso a internet un diritto, incentivandolo magari con degli aiuti? Sì, questo è un problema importante nel nostro paese, perché purtroppo non siamo ancora riusciti, questo va detto, perché poi bisogna fare anche autocritica. Abbiamo sempre detto, tutti i governi di tutti i colori politici, quindi non è un fatto partitico, hanno sempre promesso di investire molto di più da questo punto di vista, poi non siamo mai riusciti a farlo. Questa volta noi tra l'altro abbiamo anche in questo governo una ministra, la ministra Pisano, che è la ministra per le tecnologie, per la digitalizzazione, quindi speriamo davvero che questa sia la volta buona per dare qualche risposta in più rispetto alle poche risposte che su questo tema siamo riusciti a dare fino adesso. Ragazzi, ricordiamo l'appuntamento, potete vedere il video, l'intervista completa, il talk show con il ministro Spadafora direttamente su scuola.net, quindi esatto. non perdete, lo trovate il link in descrizione. E noi ci vediamo prestissimo con tanti nuovi video e un saluto. Pantagliano a tutti, col ministro, grazie di cuore. Grazie Vincenzo.